ragazzi e benvenuti in questo video. È contro sorpasso, Southampton 1, Liverpool 3. Decide Mohamed Salah, che gol l'attaccante egiziano che dopo 2 mesi torna a segnare in Premier League. 2 mesi di astinenza, ma questo è un gol che probabilmente decide la Premier League, perché ok, il City è una partita in meno, però dovrà recuperare il derby di Manchester contro lo United all'Old Trafford il 24 di aprile. Non sarà semplice per gli uomini di Guardiola vincere contro lo United. Un derby molto sentito, difficile da portare a casa 3 punti all'Old Trafford. Liverpool che si porta a 89 punti nella classifica, 80 in questo momento invece i punti dei Citizens. Una Premier apertissima, un campionato veramente ricco di emozioni. Parliamo della sfida di questa sera, veramente emozionante, perché Southampton che si porta in vantaggio al 9 minuto con Shay Long. Sbaglia Van Dijk, si fa anticipare sul traversone e il pallone spiovente finisce nei piedi di Shay Long, che in area di rigore batte Alisson per 1-0. Brutta difesa, brutto gol subito per il Liverpool, che ha questi sbaglioni dietro qualche volta anche del suo uomo migliore Van Dijk. Sbaglia veramente lui sul traversone perché si fa anticipare, la palla spiovente finisce nei piedi di Shay Long, che batte Alisson per 1-0. C'è la reazione dei Reds, ma prima della reazione dei Reds arriva la grandissima occasione del raddoppio sempre sui piedi Shay Long, che potrebbe fare 2-0 al 16esimo. Liverpool graziato, e al 36esimo arriva il gol con un punto interrogativo, però, perché c'è la posizione irregolare di Mohamed Salah, anche se lieve, c'è però un piccolo fuorigioco evidenziato sull'azione del pareggio del Liverpool dei Reds. Gran cross di Alexander-Arnold e gol di Naby Keita, l'ex centrocampista dell'Lipsia, si fa trovare pronto, gran gesto tecnico e anche atletico. 1-1 al 36esimo, Liverpool che quindi va nelle spogliatoie sull'1-1 e gioca una ripresa fantastica dal punto di vista, secondo me, proprio dell'intensità. 71 a 29 il conteggio del possesso palla, per me dominato il secondo tempo, anche se il Southampton ha delle occasioni in contropiede e con i giocatori casalinghi che hanno veramente delle occasioni importanti nel corso della seconda frazione. Ma il Liverpool attacca, il Liverpool si crea. Prima sbaglia Robertson il cross e poi, ragazzi, il contropiede perfetto di Mohamed Salah da angolo contro a un'azione speciale, perché il contropiede che ha fatto Salah questa sera è da rivedere e rivedere 1000 volte. Che azione! Cioè calcio d'angolo per Southampton, la palla viene recuperata, Salah parte, si fa tutta la metà campo offensiva e poi la piazza a giro, dove veramente il portiere del Southampton non può assolutamente arrivare. Azione simile a quella del 3-1 di Jordan Henderson, gran palla di Firmino in mezzo per Henderson, che batte il portiere del Southampton per la terza volta e fissa il punto sul 3-1 finale. È una vittoria importantissima, c'è il controsorpasso, Liverpool 82, Manchester City 80. Adesso comunque a 5 giorni dal termine, 6 per il City, la Premier è veramente apertissima, però secondo me questi 3 punti sono fondamentali. Liverpool non poteva pareggiare quella sera perché sarebbe stato comunque aggancio, ma il City avrebbe avuto 2 risultati su 3 nel derby. Adesso deve solo vincere, adesso deve solo ha un risultato unico nella partita più difficile dell'anno, quindi comunque il Liverpool ha grosse possibilità di tornare a vincere la Premier dopo tantissimi anni. È dal 1992 che il Liverpool non vince il campionato, quindi questo anno ci sono grosse possibilità. Speriamo di non rivivere in una beffa post 2015, quando a pochissime giornate dal termine il Liverpool perse il campionato. Quindi ripetiamo il finale questo Friday night della Premier: Southampton 1, Liverpool 3. Decide Mohamed Salah. 50esimo gol in Premier, il più importante forse della sua carriera in Inghilterra. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche ovviamente su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.